Buongiorno a tutti e benvenuti ad un altro racconto della Call for Craft. Oggi abbiamo il piacere di avere Samuele Mori, CEO di MeWe. Ciao Samuele, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno. Allora, MeWe si occupa di ricerche di mercato, un soggetto importantissimo e purtroppo certe volte preso poco in considerazione rispetto a quella che è la grande importanza del lavoro che si fa, soprattutto poi noi l'abbiamo sperimentato con le murate nell'ambito delle start-up. Cioè, la ricerca di mercato è un soggetto molto molto importante perché permette di fare tantissime cose: la validazione dell'idea, del prodotto, la scoperta dei bisogni e delle necessità del cliente. Tu sei l'esperto in questo campo, raccontaci un attimo l'importanza appunto di questo strumento e di questa idea della ricerca di mercato. La ricerca di mercato per il nostro mondo europeo, soprattutto per la cultura latina, è un qualcosa che di solito viene utilizzato solamente dalle grandi aziende, le grandi imprese. Non viene utilizzato nelle piccole e grandi imprese, nelle piccole e medie imprese, perché non c'è una cultura sedimentata come invece è nel mondo anglosassone, in particolare negli Stati Uniti, dove hanno questa cultura che viene dallo scorso secolo, in pratica dall'inizio della sondaggistica, perché hanno inventato loro nel 1920 Gallup, facendo una delle prime interviste tramite posta. Poi ovviamente cioè, si è evoluto la tecnica e hanno iniziato ad adottarlo anche nel mercato, quindi nel business. Nella nostra cultura, europee, in particolare appunto nel mondo latino, non si utilizza più di tanto. Lo utilizzano certamente le grandi aziende e di solito hanno dei centri studi, i famosi centri studi delle grandi aziende sono questo in realtà. In Italia è molto forte nel farmaceutico, che è infatti un mondo a parte, un mercato a parte, con determinati player che lavorano quasi esclusivamente su quello, e poi ci sono le grandi aziende di marketing che offrono ai clienti anche il supporto della ricerca di mercato, quando in realtà la ricerca di mercato si potrebbe trovare anche sul proprio territorio, senza andare a cercare una grande agenzia di marketing, ma con un rapporto diretto tra azienda e istituto di ricerca. Perché? Perché la ricerca di mercato è uno strumento fondamentale per verificare quanto un'idea, un prodotto, un qualcosa che l'imprenditore ha in mente possa avere più o meno successo. Io dico una cosa, diciamo, nei confronti dei latini a cui ho fatto questa premessa dicendo che non lo utilizzano, perché noi abbiamo l'idea di essere fantasiosi, di avere sempre l'idea vincente, per cui non abbiamo bisogno di testarla con strumenti scientifici. È un errore, però questa è un po' anche una caratteristica della cultura latina. Quindi la ricerca di mercato è importante proprio perché puoi andare a verificare il tuo prodotto ed è la ricerca di mercato, un qualcosa che viene sempre ad hoc sul committente che richiede. Si costruiscono sempre questi scenari insieme, si utilizzano indicatori che hanno una grande forza perché viene appunto da quegli studi anglosassoni di qui sopra e ci permettono di avere sempre uno spaccato molto realistico. Per cui aiutano l'imprenditore a, diciamo, soprattutto a mettere a posto l'idea e spesso e volentieri a non spendere troppi soldi su cose fallaci oppure su prodotti che possono veramente non avere mercato. Quindi è importante perché un piccolo investimento, un piccolo medio investimento su una ricerca ti permette di non fare una serie di errori che poi diventano gravosi, soprattutto sul bilancio dell'azienda. Assolutamente, tra l'altro questo nel mondo dell'artigianato
conta ancora di più, proprio perché l'artigiano ha una spesa di investimento sia dal punto di vista creativo che poi realizzativo. Già sapere qual è l'orientamento o conoscere in maniera più dettagliata i propri clienti o sapere esattamente in quale mercato il prodotto che ha creato può avere maggiore impatto fa una grossa differenza fra il vivere, il sopravvivere o il chiudere l'azienda. Come l'avete progettata voi appunto, l'idea della ricerca di mercato per gli artigiani? Che tipo di percorso farete all'interno della Call for Craft? Diciamo che è un'idea che viene direttamente dalle murate, da Elena, dallo staff. Noi, essendo i primi che hanno partecipato alla call, alla prima call, tra i primi vincitori, e siamo ancora all'interno delle murate, un'azienda che utilizza i servizi delle murate di via parte, facciamo parte di questo ecosistema, per cui con lo staff del MIT ci siamo confrontati sull'idea di Elena di poter collaborare su questa call. Abbiamo sottoposto anche all'istituzione questa idea che è piaciuta molto, per cui siamo all'interno di questa call come supporto, diciamo, strategico per gli artigiani. In quale funzione? In quella di andare a verificare due grandi mercati, che sono quello russo e quello degli Stati Uniti, sul brand artigiano di Firenze. Ovviamente Firenze è Firenze, per cui il brand, uno appunto, essendo la Finisco, dire ma cosa si dice? È Firenze. No, andiamo a verificare quanto un mercato digitale, cioè un mercato online, possa incidere possa avere appeal in questi mercati, quali possono essere le controindicazioni e le difficoltà e le richieste che vengono dal consumer appunto russo piuttosto che negli Stati Uniti. Quindi è un'analisi di mercato seria, profonda. Utilizzeremo un panel più importante che in questo momento è sul mercato internazionale. Faremo più di 1.000 interviste in Russia, più di 1.000 interviste negli Stati Uniti, e quindi avremo poi in fondo offriremo ai vincitori della call lo studio proprio a tutto tondo. Poi sarà annunciato, poi ci sarà un abstract sulla ricerca, ma diciamo che diventa anche questo un altro elemento della vincita, insomma, che avranno i vincitori appunto della corona. Assolutamente, io credo sia una cosa importantissima. Uno, per far vedere l'importanza di questi dati, perché il fatto di conoscere a monte bisogni, necessità, problematiche di quello che è un mercato di sbocco fa cambiare tantissimo la visione imprenditoriale, proprio anche nell'ambito della creatività, da stimoli diversi. Parliamo di due mercati enormi, il mercato russo e il mercato americano. Quindi io vedo questa collaborazione, questo potenziale, sia dal punto di vista di far conoscere lo strumento e far capire quanto è importante, sia proprio oggettivamente e praticamente come valore aggiunto per tutti quelli che vinceranno la call e quindi avranno a disposizione questi dati e li potranno utilizzare e verificare praticamente nella loro utilità per configurare e strutturare le loro attività e quindi anche avere un occhio all'internazionalizzazione completamente diverso, non boh, trovo chi mi vende negli Stati Uniti. Sì, ma con questi dati alla mano è tutto un altro mondo. Quindi veramente, veramente bello e interessante. Sì, io non sono molto attento e rispettoso del fatto che ogni imprenditore o artigiano, insomma, chi ha idee, poi su questa idea
sfida, diventa una sfida, diventa un rischio, per cui per me hanno sempre rispetto anche se non utilizzano lo strumento, perché c'è, questo è, come si può dire, i sogni sono belli. Se al sogno gli offri anche un supporto che gli dà, diciamo, a quel sogno un po' di gambe, che possono essere più o meno buone, non dico che siano decisive, ma ci vanno vicine, per non fare gli errori e per capire Assolutamente. dove Sì, andare. E per dà capire. molta più consistenza anche nell'ottica di fare un investimento. Una cosa è fare l'investimento su un sogno, un gettare il cuore oltre l'ostacolo, tutto bello. Un conto è fare un investimento comunque avendo dei numeri che danno un maggiore orientamento, una maggiore sicurezza rispetto a quello che è il proprio prodotto. Samuele, che dire, io ti ringrazio molto perché è veramente molto importante l'ambito e il concetto della ricerca di mercato e spero che venga sempre di più utilizzato, soprattutto oggi in cui ne abbiamo più bisogno, perché usciti e stiamo, se Dio vuole, uscendo da questo periodo drammatico del Covid, le aziende hanno bisogno di maggiore efficacia e quindi poter focalizzare molto di più quello che è il loro sforzo di promozione, di conquista di un mercato e di un'altra, di tutte queste entità, diciamo, se grazie alla ricerca di mercato, oppure grazie alla ricerca di mercato, più esattamente, se permette questa cosa qui, ben venga che tutti ne beneficino. E noi lo dimostreremo alla Call for Craft in questo senso, ed è una bella cosa. Fa piacere, mi fa molto piacere di essere stato invitato a pensare a qualcosa per la Colle, di essere partecipe attivamente dall'altra parte rispetto a quando la feci io, la Colle, che proponevo un'idea. Ora sono, sì, ho proposto, diciamo, un'idea, ma all'interno dello staff, insomma, della confezione della Colle. Questo mi fa veramente piacere, perché penso che le murate di Via Parco siano veramente un ecosistema da far crescere, e con la collaborazione attiva fra tutti i partner e i soggetti che ci sono, che danno un valore aggiunto. Ci sono tante professionalità e quindi bene, insomma, come mi siamo molto, molto, molto contenti. Noi non siamo, appunto, cioè Mimì, ora faccio un attimino una parentesi, un racconto, perché sembra di essere un'associazione pugilistica. Ma perché Mimì è una cosa che disse, la poesia più breve della letteratura americana, come è stata considerata nel 1975, perché Muhammad Ali, davanti ai laureandi di Harvard, a richiesta dici qualcosa, lui si fermò, pensò e disse "Me, we". E questa è stata considerata la poesia più breve della letteratura contemporanea. Bello. Da Grazie qui. Grazie Samuele. a te, Enzo. A A presto. presto. Ciao.